Questo programma è offerto da di rapire un neonato. Villa Abate, rogo nell'impresa Bonagel. Villa Abate, comune, premia foto amatori. Port, Palermo, avanti verso lo Spezia. Palermo, iraniano tenta di rapire un neonato. Le forze dell'ordine hanno fermato un iraniano di 26 anni che avrebbe tentato di rapire un bambino di 4 mesi. È accaduto a Palermo, nel quartiere del Capo. Il giovane, con probabili disturbi mentali e con decreto di espulsione, si sarebbe intrufolato in un appartamento del quartiere popolare e avrebbe cercato di prendere il piccolo. Secondo le testimonianze, la reazione della madre, che ha iniziato ad urlare, ha fatto scappare l'extracomunitario, che è stato poi bloccato in via Volturno da alcuni passanti. Subito dopo sono intervenuti gli agenti, che hanno condotto l'uomo in caserma. Villa Abate, rogo nell'impresa Bonagel. È stato danneggiato dalle fiamme il capannone dell'impresa Bonagel, situato nell'area industriale di Villa Abate, in via Grazia dell'Edda. Sono andati in fiamme alcuni mezzi carichi di carta e cartone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Intanto il titolare dell'impresa ha presentato denuncia ai carabinieri, che nel frattempo indagano sull'accaduto. Bagheria, lancia artistici di monete comuni. Fondamentalmente mi interessava portare con me un oggetto d'uso comune. Domani pomeriggio, da balcone del municipio di Bagheria, l'artista Gaspare Ricchichi, 29 anni, lancerà in strada 2.800 monete da 10 e 50 centesimi di euro. Il denaro non serve. Ho avuto una visione, ho visto una città devastata in cui la mafia giocava con politici corrotti, afferma l'artista. Spiega che ha orientato il suo lavoro sull'utilizzo dei soldi della nostra società in rapporto anche alla crisi economica. Per il curatore dell'iniziativa, Vincenzo Profeta, si tratta di un'idea divertente e geniale. In un periodo come questo, dove le banche tassano i nostri conti e lo Stato intacca sempre di più i nostri patrimoni privati, Ricchichi opera una cessione pubblica di reddito, sottolinea il gallerista Adalberto Catanzaro. Sto lavorando per creare delle forti connessioni tra istituzione e arte contemporanea. Un evento di questo tipo può realizzare qualcosa che porti in luce Bagheria, distaccandola dai soliti fatti di mafia e criminalità organizzata. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo.
Palermo, aperta palestra nel carcere Malaspina. È stata inaugurata all'interno dell'Istituto Penale Minorile Malaspina di Palermo una nuova palestra dotata di attrezzature sportive all'avanguardia. La nuova struttura nasce grazie all'iniziativa dell'UISP, Unione Italiana Sport per Tutti. L'obiettivo è quello di utilizzare lo sport come mezzo educativo e di aggregazione, grazie alla figura dell'istruttore che verrà visto come modello e insegnante di valori positivi. Il progetto UISP aiuterà i ragazzi anche ad acquisire nozioni tecniche per poter lavorare in una palestra una volta scontata la propria pena. Villa Abate, tra rinvie e delibere. Doppia stangata, annullata l'assemblea cittadina prevista ieri per le ore 17:30 per motivi istituzionali, a data da destinarsi. All'annullamento dell'assemblea, non ben comunicata, ha fatto eco la notizia ben diffusa dell'imminente introduzione del ticket per i parcheggi delle vie principali del comune, grazie a una delibera approvata dal Consiglio Comunale, provvedimento proposto dal comandante dei vigili urbani Giuseppe Tuzzolino. Catania, il 26, visita di Napolitano. Atterrerà a Catania il 26 di questo mese il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Già si prepara il sistema di sicurezza e sorveglianza. Massima operatività anche da parte delle diplomazie. All'arrivo sarà ricevuto in prefettura, a Palazzo degli Elefanti. E poi visiterà il busto di Sant'Agata in cattedrale. Lusso concesso nella storia solo a lui, Carlo Azeglio Ciampi e Papa Paolo Giovanni II. È chiaro che Napolitano dovrebbe conferire su temi caldi molto a cuore agli etnei, come lavoro, sviluppo e infrastrutture. Si possono già cogliere le prime impressioni. Parte degli etnei spera in un efficace intervento del presidente. Altri credono che sia una visita sterile. Chi avrà ragione? Palermo, carnevale solidale in 500 alla seconda circoscrizione. È per le 9:30 l'appuntamento presso il porticciolo di Bandita per i partecipanti al carnevale solidale in 500 alla seconda circoscrizione. Alle 10 sarà consegnato il materiale necessario per l'esibizione delle Fiat 500 d'epoca. Alle 11 partirà un corteo lungo via Messina Marine. Da Bandita si giungerà a Sant'Erasmo, quindi si visiterà l'Ecomuseo del Mare e si festeggerà il carnevale. La manifestazione terminerà con le premiazioni delle 12:30. Seconda circoscrizione, Commissione Attività Sociali e il coordinamento di Palermo Fiat 500 Club Roma sono fiduciosi in una folta partecipazione. Villa Abate, comincia il carnevale. L'amministrazione comunale invita cittadinanze e associazioni al carnevale in piazza, la festa pubblica che domenica 2 marzo alle 15 vedrà Corso Vittorio Emanuele allestito da giochi, animazione, musica e tanto altro. I partecipanti si ritroveranno alle 15 in piazza Marconi per procedere con la sfilata lungo le vie cittadine. Dopo che si sarà arrivati in piazza della Regione, il gruppo scout Villa Abate 4 offrirà dolci tipici carnevaleschi. L'assessore comunale allo spettacolo Giovanni Pitarresi commenta: Villa Abate è viva! La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo.
Palermo, avanti verso lo Spezia. Continua la preparazione dei rosanero verso la sfida di sabato pomeriggio in casa contro lo Spezia. Il Palermo quest'oggi affronterà al tenente onorato l'ultima seduta pomeridiana a porte chiuse. Si rivede in campo l'attaccante Belotti, che ha svolto la parte atletica dell'allenamento con i compagni, sostenendo a parte la riatletizzazione. Intanto Michel Morganella è a Milano, dove si sottoporrà ad intervento chirurgico per ricomporre le 7 fratture al cranio causate durante il match a Cesena. Villa Abate, comune, premia foto amatori. A conclusione della mostra fotografica che si è tenuta presso la biblioteca comunale di Villa Abate, dopo ben 2 mesi di esposizione, il comune di Villa Abate consegna ufficialmente i 4 foto amatori che si sono spesi per i vari eventi villabatesi: Erika Vagante, Alessandra Nicosia, Stefano Gennalia e Giuseppe Mazzerbo, una targa di riconoscimento per l'arte fotografica, l'amore al paese e la passione. Inizialmente la mostra era formata solo da poche foto, ma poi ha assunto una certa dignità artistica grazie alle opere personali e inedite dei 4 foto amatori che il giorno 2 marzo vi aspettano per festeggiare insieme a loro non la fine di un'iniziativa, ma l'inizio di un periodo di imponente riscatto culturale. Sanremo, Air Stylist misimmeresi e altro. Ancora una volta le eccellenze professionali misimmeresi si fanno strada nei migliori palcoscenici nazionali. Così i parrucchieri Marco Mancuso e Antonello Baiamonte sono andati a Sanremo. Straordinari per i 2 parrucchieri misilmeresi che si sono protratti nella cittadina ligure fino a giovedì, prolungando di un giorno la loro presenza. Antonello Baiamonte già era alla sua seconda esperienza sanremese. C'è da scommettere che al ritorno dei 2 parrucchieri la cittadinanza li accoglierà adeguatamente. Diciamo che siamo i più bravi. Stesso successo non può dirsi dei risultati del festival. In calo con gli ascolti, noioso nella formula, lento nei tempi e spesso poco interessante. Su web è polemica e petizione contro l'esibizione ritenuta blasfema da parte di Rufus Wainwright. Apprezzate invece l'esibizione di Baglioni e Renzo Arbore e di Flash Mode, che questa volta era preparato, ha precisato Fazio. 2 gli artisti che si sono distinti rispetto agli altri, un energico Frank Energy ed una romantica Elisa. Stasera i vincitori della categoria giovani. Questo programma è stato offerto da Saluto amici ed amiche di ilmeteo.it, previsione per venerdì 21 febbraio 2014, nuovo peggioramento del tempo al nord, piogge ancora al sud ma tende a migliorare, instabile altrove, ecco il dettaglio grafico, al nord via via più nuvoloso su tutte le regioni con precipitazioni che dal Piemonte e Liguria si porteranno su tutte le altre entro il pomeriggio, in serata, in nottata fenomeni forti, attenzione li avremo al nord-est per la formazione di un veloce centro di bassa pressione sul Mar Adriatico chiamato Venezia Low. Al centro inizialmente piovaschi sparsi e piogge su Abruzzo e Molise, poi i fenomeni diventano più diffusi ma in generale deboli, moderati sull'alta Toscana. Bel tempo vediamo in Sardegna salvo piovaschi sul Sassarese. Al sud al mattino forti piogge su coste tirreniche, calabresi e campane, poi i fenomeni saranno diffusi su tutte le regioni peninsulari ma nel corso del tardo pomeriggio migliora con la cessazione delle piogge che rimarranno solo sulle coste tirreniche. Sicilia, vedete in gran
gran parte soleggiata dal pomeriggio. La neve cadrà sulle Alpi sopra i 900-1200 metri circa, ma in calo la sera al nord-est. Neve abbiamo visto anche sugli Appennini sopra i 1300-1700 metri. Venti che soffiano occidentali sul Tirreno, deboli di direzione variabile in Adriatico. Diamo un'occhiata anche alle temperature. Minime comprese abbiamo visto tra i 5 e gli 11 gradi al nord e al centro, fino a 12-13 gradi al sud. Di giorno prevediamo 10-15 gradi al nord, fino a 18 gradi al centro e 10-17 gradi al sud. Benissimo, l'aggiornamento termina qui per il momento. Grazie per averci seguito. A domani con il meteo.it.